a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo tutorial per l'inserimento della Molkerei Fabric, che praticamente ha la funzione di trasformare il latte in bancali di UHT Milk e in bancali di formaggio. Dopo andiamo a vedere il funzionamento. Comunque adesso vi insegno a inserirla. Ho dovuto mateare un po' perché non funzionava e dopo ho scoperto che era da sostituire una riga completa che c'era già e dovevo mettere la sua, non quella che c'era già. Allora adesso vi faccio vedere. Allora andiamo intanto. Allora, queste due qua è quello che devo aggiungere nel map 01 e nel modesk. Allora, iniziamo nel modesk, apriamo quello della mappa. Aspetta, scusate, chiudiamo un po' tutte queste cose qua perché sennò non capiamo niente. Vediamo dov'è il chiudi tutti, perfetto. Apriamo il modesk, vabbè, che dobbiamo aggiungere, che tanto è un file di testo. Apriamo il nostro modesk. Allora ci dice di copiare a Monkey Ray, ok, tra le due L10N, quindi copiate solo, non le L10N, copiate solo Monkey Ray e i text name. Non copiate quelli lì perché ce li avete già nel vostro modesk, come potete vedere adesso. Vedete che partono da qua e finiscono qua giù. Quindi facciamo tre spazi qui, facciamo incolla, Monkey lo portiamo qua e avete cheese e H-milk, ok? Poi andiamo di nuovo nel modesk, apriamo, vediamo cos'altro dobbiamo fare. L'extra source file lo lasciamo stare perché abbiamo il Fabric Script di ultimo modello, quindi va bene questo. Qua c'è l'arcano. Allora, dobbiamo copiare, siccome noi abbiamo già un additional map tile fruitude, cioè quelle cose lì che adesso vi faccio vedere, da un'altra mod. Dove siamo? Eccola qua. Vedete questa? Se non sostituite questa, non funzionerà la Monkey, tutto questo qua. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere la prima riga e i field types. No, prima prendiamo la prima riga, scusate, e la sostituiamo con quella che c'è. Quindi additional map, additional map by tapes, copia. Vedete che qua abbiamo fruit tools, tip grunt e map holder. Adesso non abbiamo bale, che non so neanche cosa serve, ma funziona. Quindi sostituiamo la prima riga, che non comprometterà le altre cose. Quindi non abbiate problemi. Vedi, aggiunge bale types. Ok, poi andiamo sotto, prendiamo i field types, che sarebbero le nuove, diciamo, le nuove culture, diciamo. Allora, mettiamolo un po' a posto. Quindi avremo, prima avevamo l'empty palette con un additional map types diverso. Adesso abbiamo, mettiamo l'additional map types della Molkrey, che ci offre. Aggiungiamo cheese e H-milk. E sotto le mettiamo empty palette. E così dovrebbe funzionare, almeno prima funzionava, spero che funzioni anche adesso, non ci sarebbero, non dovrebbero esserci problemi se funzionava prima.
Ok, bon, e qua abbiamo finito nelle modesk. Poi nel map 01, allora qua facciamo intanto salva, andiamo a cercare il map 01, andiamo in maps, andiamo giù in fondo, map 01 è questo, quello senza Evermore, insomma, questo è il map 01 da cambiare. Copiamo i tip triggers, facciamo tutto qui, prendiamo tutto, copia, andiamo sotto dove ci sono, vedete, i tip triggers, facciamo così un due spazi ed ecco qua che abbiamo i nostri fill triggers, perché ho scoperto che per vendere, tipo questo qua sarebbe il pallet sale, cioè dove vendere i pallet prodotti dalle segherie. Quindi anche quando dovremmo vendere per esempio il fuel, non so se dovremmo mettere anche qua la vendita di fuel, che so già da dove copiarla, la copio dalla Norchest Valley, però intanto proviamo così, se abbiamo problemi con la vendita del carburante nel cell trigger che ho pubblicato sulla mappa, proviamo a mettere i tip trigger per venderli, li copiamo dalla Norchest Valley. Ok, allora qua poi possiamo fare già salva perché non ha nient'altro, quindi facciamo sa, porca puttana, ho sbagliato quell'imparto, ho calcato, salva e siamo a posto. Ok, poi andiamo in models, tiriamo dentro il Monkey Ray. Ok, belt types, lasciate lì, sono vuoti, tip ground e belt types, lasciateli stare così. I fruit tools, io li ho messi, mi pare, la prima volta li ho messi dove vanno messi qua, incolla, e mi pare che li ho tolti da qua. Casomai, aspetta che metto fruit 2, se no ce n'è già uno, dovrebbe in teoria funzionare così, se no lo rimettiamo qua. No, che cazzo faccio? Ho cambiato il Fruit Tooth della... No, non questo Fruit Tooth, porca miseria. Quello dentro Models. Molkerei. Fruit Tooth. Per il momento lo selezioniamo come due, perché ne ho già uno. Ok, qua lasciamo tutto ok, così. Andiamo... apriamo la nostra mappa. Mappa 01. Se avete qualche problema o cosa, scrivetemi nei commenti che vi risolvo il problema che potete avere, quindi posso darvi un aiuto, quindi scrivetemi se avete qualche problema, non fatevi problemi. Allora, questa qua andremo a metterla qua giù dove abbiamo tanto spazio. Però io la metterei in un posto un po' più in fondo perché dopo ho scaricato per il prossimo video un posizionabile, no, non posizionabile, uno che da inserire con GE, che portando liquid manure produce compost, fertilizzante liquido e fertilizzante solido.
Quindi è molto, ed è molto grande come cosa. Non so neanche se mi sta qua. Forse dovrò tirare indietro un po' questa. Vedremo come fare. O mettere di qua questa e il Moncrey da questa parte. Non lo so. Vedremo dopo. Perché sono molto, molto, molto grandi. Poi facciamo import. Chiaramente. Models. Moncrey. Vedete che ho anche il cell trigger, il Moncrey. Ok. Perfetto. Alziamo. Eccoci qua, abbiamo il nostro Moncrey. Dovremmo mettere i pallette slammer perché questo non ce li ha. Basti stare un attimo. Allora, giriamolo intanto a 90 gradi. Eccoci qua. Questo è il suo. Allora. Ehi, perché? Ehi, Molker, tutto devo prendere, ok. Io non so, perché dopo dovrei girare qui. Dovrei riuscire a girare dalle trincee. In teoria dovrei riuscire a girare lì. Potrei anche andare un po' più giù perché comunque magari spostiamo un po' di alberi. Perché tanto qua non c'è niente da fare. Quindi può stare chiuso, diciamo. Qui abbiamo il player trigger dove vi dice cosa c'è, cosa manca, cosa non manca. Quindi io direi di spostare due alberi. Ok, spostiamo ancora due alberi. Questo non serve molto. Spostiamo questi qua. Lo spostiamo laggiù. Ok. Eccoci qua. Questo qua lo cancelliamo. Questo qua anche. E anche qua c'è un po' di casino. Quindi cancello questi alberi qua. Ho cancellato uno proprio che non serviva. Perché mi prende quella. Andiamo qua. Ok, facciamo canc. Canc. Ok, di non avere roba addosso. Adesso andiamo un po' in là con questo. Un po' in là con questo. Qua abbiamo un buchettino. Ok, e siamo a posto. Qua c'è un po' di erba che dà fastidio. Vediamo se arrivo a toglierla e dopo togliere il GDM per il salvataggio. Allora, dopo vi farò vedere anche per togliere, per aggiornare l'erba. Però sì, se avete già seminato qualcosa vi toglie. Quindi lasciamo l'erba qua, che tanto non ci frega questo capannone. Questo qua togliamo, questa erba qua, vediamo se arriviamo. Train editing, Windows train editing. Dove è andato il train editing? Sicuramente è andato di là. No, dove è andato? Windows, train editing, dove sei? Eccolo qua. Ok,
Allora, prendiamo. Grass. Casomai vengo qua col rullo. Vengo qua col rullo e gli do una pulita. Ok. Vediamo se per caso arriviamo a fare un concrete. Un concrete. Mettiamo il square. Mettiamo il coso giusto. Ok, riusciamo a fare un bel concrete. Mercoledì. Ok, facciamo un bel concreto anche qua che lo merita. Fino a dove si può. Farei anche le trincee io con il cemento, sinceramente. O no? Cosa ne dite? No? Qua chiudiamo così. Tac. Qua chiudiamo così. Torniamo indietro, qua dobbiamo aggiungere un po' di siepe. Allora. Aggiungiamo un po' di siepe. E metterei anche i fangs. Per chiudere il tutto. Ok. Qua chiudiamo. Non si è mai fatto Ctrl D. Yes. Ma porca puttana. Lo accorciamo un po' questo.
io direi 0 e tornare a allungare. Serve un buco, prendo un altro campo. Ok, allora qua cancelliamo l'erba, ma la cancelleremo con il rullo perché sennò sempre lo stesso problema. Qua mettiamo a posto con il concrete qui. È tutto qui. Un po' di grasso qua, non serve allargarsi tanto. Ok, adesso Monkrey, mettiamo giù e là. Ok, qua siamo a posto, qua ci va messo il latte perché venga trasformato in UMT e qua verranno fuori i bancali del latte UMT e i bancali del cheese. Dopo comunque vedremo in game cosa serve ancora. Ok, e qui ci metterò in questo spazio grande, ci metterò il per fare il compost, liquid fertilizer e il fertilizer normale. Purtroppo accetta solo il liquid manure,
Cercherò di fargli accettare qualche altra cosa, ma sarà un po' difficile perché se accettasse qualcos'altro, tipo di scarico, tipo non so, il chippato per esempio che mi interessava, se avesse un player di scarico sarebbe molto più facile. Invece ha... Sì, vi spiegherò insomma quando lo metterò, che è inutile perdere tempo qua a parlarsi per nulla. Allora, una volta posizionato il Monkeray, lo prendiamo. Qua va tutto bene. Input trigger, Rostov 1, fill tapes milk, name milk. Ok, apriamo. Tip trigger, ok, qua a posto. Product 1, cheese. Fill tape milk, ok. Non so perché mi viene. Work animation qua sarà molto da fare, ci sarà molto da fare, ma secondo me anche qua. Porca vacca. Fill tapes milk. Smoke PS, c'era ancora qualcosa. Vediamo se fill types. Fill planes e fill fruit tools. Cavolo, non mi ricordo. Allora, scusate un attimo. C'erano molte cose da aggiungere anche qui. Allora, intanto mettiamo i palette slammer che finiamo di fare. Allora, andiamo in palette slammer di questo. Facciamo Ctrl D, Ctrl X. E lo mettiamo dentro Monkeray e facciamo Ctrl V, ok? E ve lo mette qua sotto. Poi fate, lo selezionate, fate Ctrl D e ne avete due, ok? Ve li mette già qui. State attenti di avvicinare questo più possibile, se no vi si nasconde dentro, dovete andarlo a prendere dentro. Ok, poi lo girate come volete. Allora, Wool Palette Slammer. Allora, sì, il primo lo mettiamo qua in ordine. Uffa. Ok, poi andiamo a prendere lo shrunk, che è questo. Dai, shrunk, lo spostiamo, lo giriamo a 180
Mi sa 0, ok. Lo avviciniamo qui alla parete e all'angolo lì. Tac. Lo alziamo un po', giusto che si veda un po' il nero sotto. Perfetto. Poi prendiamo l'altro palette slammer. Ah, qua devo fare le cose, ok, sì. Allora adesso facciamo così, facciamo lo stesso movimento che abbiamo fatto nel primo. Ok. Abbassiamo. Perfetto, prendiamo lo shrunk, lo giriamo a 0, no, quindi proviamo a meno 90, cosa succede? No, allora 180, ok, alziamo un pochettino che si veda il nero. Ti fermi? Ok. Ok. Quindi palette slammer. Vuol palette slammer? No, qua non c'è un cazzo. Ah, forse lo roller. Trigger? No. Dovrebbe avere qui un attributo. Qui. No, forse quelli sono a posto. Allora, andiamo in input trigger, Rostov 1. Scusate un attimo che vado a controllare quella che ho già fatto, perché qual era questa true? No. Qua mi pare però che l'ho aperta adesso. Ok, mancherei da mettere, ok. No, 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 mancherei da mettere. Facciamo, prendiamo qua. Scusate un attimo che preparo, perché sennò qua non si capisce una mazza. Allora, per fermare il tempo. Ok, ragazzi, l'ho messa contraria, in modo da avere più spazio qua davanti. Avere uno spazio qua per girare, perché queste qua fanno parte del BGA, quindi mi servirà uno spazio per girare. E qua dietro avrò da riempire il latte che verrà trasformato nel latte quello leofilizzato praticamente, penso. Qua davanti verranno, vi ripeto, spawnati il formaggio in bancali
e il latte UMT in bancali. Ok? Poi abbiamo da posizionare import il sell trigger. Ok? Il sell trigger io l'avevo messo sempre qua giù dove ci sono le vendite. Diciamo c'è il lager house dove vedete, si comprano i fertilizzanti, quelle cose lì. Quindi volevo metterlo proprio qua. Dove cacchio è però tutto il resto? Uffa, uffa. Mi pare che devo mettermi in una posizione tattica per vederlo. Eccolo qua. Questo però è il sotto. Vabbè, intanto facciamo il sotto. Porca puttana. Ok. Puoi fare una cosa, il pallet sell trigger facciamo CTRL X perché vi mette nella vendita dei nella vendita dei cosa stavo facendo prima? Bokeh. Nella vendita dei pallet quelli là vi mette sia vi mette queste due cose qua, pallet sell trigger che è il trigger, quello, il cubo diciamo verde e il ground, quello sotto. Io di solito faccio CTRL X su palette cell trigger e lo inserisco nel ground marker cell trigger lì in modo, vedete, di avere tutto insieme perché sennò dovete prenderli tutti separati almeno così ce li avete vicini. No, perché me l'ha spostato, scusa, prima. Ok, dovete prendere, ecco, tutto questo per spostare tutto insieme. Perfetto, avete nel pallet cell trigger avete anche il show il target, cioè potete venire anche a vendere con il caricatore frontale e quella doppia sotto lì è proprio per il caricatore frontale. Io l'avevo appoggiata qua e l'avevo allungata un po' in modo da poter scaricare un po' di carici. Ecco, vedete, anche se mi si allungano quelli lì, quindi io farei così, alzerei una, no, farei così, prenderei solo il pallet cell trigger, lo alzerei, prenderei queste, le allargherei così, così anche troppo, io direi. Lo faremo anche più largo, magari, per non sbagliarci. Ok, adesso prendiamo questo se riusciamo. Che miseria. Ok, portiamo all'altezza dell'altro, così, e anche l'altro lo portiamo all'altezza dell'altro, così ho un po' di venite qua con vediamo se si passa, sì, passate di qua con il
con lo scaricatore, vi tenete sulla destra qui così e scaricate, vi tenete sulla sinistra e scaricate la roba sulla destra. È arrivato a scaricare due carri anche qui perché è abbastanza lungo. Magari ve lo faccio ancora un po' più lungo in modo da poter scaricare tre carri in un colpo. Come l'avevo fatto nella Norge Crest, vi ricordate? Più grande è, meglio è ovviamente. Anche perché magari li scarica male. Anche la larghezza io direi di metterla a posto perché magari qualcuno cade. Ok, larghezza la mettiamo fino qua. Fino a dove sono arrivato io? No, fino qui. Anche questo lo mettiamo fino qui. E poi dobbiamo trovare dove l'ho messo. Eccolo qua. Questo qua lo mettiamo così e lo allunghiamo pian piano. Allora, troppo lungo. Direi giusto. E lo allarghiamo. Perfetto, direi giusto. Questo qua lo stringiamo un pochettino perché è un po' più largo. Questo qua va un po' più in là. Dipende cosa intendo per... Sì, giusto così, dai. Qua vengo a vendere i pallet in qualche maniera. E da questa parte metterò un'altra vendita di qualcosa, se mi viene fuori un altro, un'altra vendita. Ok. Fatto questo, mettendo anche il sell trigger del Monkey Ray. Io direi di aver detto tutto. Adesso andiamo a mettere a posto. Allora, dobbiamo mettere a posto i vari output trigger. Cheese, pallet, eccolo qua, palletten, palletten, quindi facciamo una bella, un bello slash, andiamo indietro. Allora i palletten sono maps, ok, quindi sono maps, models, molcherei, palletten, ok, quindi abbiamo, aspetta che faccio copia e incolla perché non vorrei sbagliarmi, copia, incolla, davanti Monkey facciamo uno slash, andiamo dietro lo slash e scriviamo. Fate bene queste cose qua perché basta un minimo errore e non funziona, eh? I percorsi. Models. Copia. Anche perché magari vi sbagliate con maiuscole e minuscole. Ok, models. Slash. Andiamo dietro lo slash. E maps. Ok. E vi verrà fuori map, models.
Allora, maps, models, molkerei, paletten, cheese, paletten, id3. Questo è il percorso giusto. Quindi noi adesso prendiamo da qui a qui, facciamo copia. Ok. Andiamo in un altro paletten spawner che è qui, vedete che inizia con paletten, dove dobbiamo incollare, e qui abbiamo il paletten dell'H-Milk, paletten, mocker, tutto il percorso, mockerei, model, maps, ok. Poi player trigger va bene, work animation, allora IPS, adesso abbiamo lo smoke che va sempre uguale, quindi control, abbiamo IPS qui, control V, monkey, PS, smoke ID3, qua uguale, control V, qua uguale. Ctrl V, poi abbiamo gli animation che non serve nient'altro. Vediamo se palette slammer serve qualcosa, ma non penso. Sono già a posto. Boh. Questo è l'inserimento della Monkey Fabric. Quindi fate attenzione ad inserire. Vi faccio vedere di nuovo. Porca puttana. Perché un altro. Qual è questo? Quello appena fatto qual era? Questo. Quindi questo lo possiamo chiudere. Ok. Vi faccio vedere l'ultima cosa. Nel modesk dovete copiare questa riga qua. Questa riga qua, questa riga lì al posto di quella che avete in precedenza, che ha solo fruit tools e tip ground. Invece quella nuova ha anche bale types. Quindi cancellate quella vecchia, mettete questa. E poi copiate i field types che ci sono in più. Field types, prendete, copiate e li mettete dopo empty palette, uguale, insomma. Così avete il cheese e il milk in più. Cosa da stare attenti questa, perché se non cambiate questa stringa qua non vi funziona. Ok? Quindi per questa puntata è tutto. Io nella mia mappa l'ho già messo, quindi ho fatto un po' di casini per riuscire a come si dice, scusate che bevo un attimo. A come si dice, a farvi vedere di nuovo come si mette. E poi il prossimo video vi farò vedere come si mette per la produzione di compost, liquid fertilizer e fertilizer solido, portando liquid manure come materia prima, diciamo. Mi piacerebbe portare altre cose, ma ho anche il
come si chiama? Scusate. Ho anche il Compost Master Placeable, e quindi in caso quello lì accetta di tutto, cippato, tutte quelle cose lì. Quindi magari il compost lo farò anche con quello piazzabile lì, in modo da buttare via le cose tipo i wood chips, tutte quelle cose lì, che a venderle non ci guadagni nulla. È meglio trasformare i wood chips in compost, e così potete sia usarlo per concimare sia per venderlo, che è a un buon prezzo. Ok, spero che questa vi sia tutto chiaro. Se non vi è chiaro qualcosa, scrivetemi, non abbiate problema a scrivermi nei commenti. E niente, io vi do appuntamento al prossimo tutorial, e poi inizieremo la mappa All Stream Maps con tutte queste cose qua che ho inserito nuove, in modo da avere una bellissima mappa con tante altre cose da fare. Ok ragazzi, per questa puntata è tutto, è un po' lunghetta, però comunque secondo me i tutorial sono utilissimi, quindi io non mi annoierei a vederlo, anzi lo rivedrei e rivedrei per appunto imparare a fare questa cosa. Metteteci più like possibile, iscrivetevi e datemi una mano, perché sono l'unico in Italia che fa tutorial su queste cose qua. Mi piace far passare la mia esperienza a voi, e di conseguenza, se avete qualche esperienza voi da darmi, ben venga, perché siamo tutti nella stessa barca e ci dobbiamo aiutare a vicenda. Bene ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!